Direttore, permette una domanda? Sì. È il Fatto Quotidiano. Perché sì. Lei ha detto che non avete chiesto contributi pubblici? Io non ho detto che non abbiamo chiesto contributi, ho detto che non li riceviamo. Beh, ne avete ricevuti per il 2007, ne avete ricevuti e li avete chiesti anche per il 2008. Del 2007. Ma li avete chiesti anche per il 2008 e per il 2009? Perché, sì, e l'Espresso ha fatto saltare la cosa. Ha fatto saltare, però li avete chiesti? Facendo l'azienda, certo che li avete chiesti. Per il 2008 non c'erano tutte le carte a posto per la presidenza? No, c'erano già stati concessi e poi dopo hanno aperto la pratica. Direttore, se l'è presa con Travaglio, perché la criminalizzerebbe? Mi scusi, può risponderci? Ma basta che lei vede, diciamo, le trasmissioni di Santoro. Io non ho mai pronunciato la parola Santoro, il nome di Santoro, né quello di Travaglio. Basta oggi l'ha pronunciata? Sì, ma infatti l'ho fatto non nel servizio pubblico, perché stando in una situazione in cui... Ma ricopre una carica pubblica per un TG pubblico? Sto dicendo, non l'ho fatto in una... nel telegiornale, loro hanno fatto in una trasmissione pubblica attaccando me che sto in un'altra trasmissione sempre pubblica. Che cosa cambia però? Lei oggi è in una platea con dei ministri. Lei si ricordi quello che cosa ha detto lui nell'ultima puntata di Santoro? Vado a vedere, ma non è poi questo, perché anche quello dell'anno scorso, cioè credo ci sia una collezione di puntate in cui hanno parlato di me, cosa che io invece non ho mai parlato, né ho mai detto che va chiuso, come si chiama, anno zero o altro. Quello che io pretendo, e lo pretendo, che come io posso esprimere l'opinione, loro lo possono esprimere, ma io... E il richiamo dell'autority? Il richiamo dell'autority su che cosa? Sul fatto che praticamente ci sia una certa parzialità, troppo tempo è concesso al centrodestra. Ne riparliamo, chiaro, si vada a vedere i dati. Le posso pensare, sai perché non voglio parlare? È lei Repubblica? Il Fatto Quotidiano. Ah, beh, lasciamo perdere. Abbiamo due cose, avete detto che avevo un avviso di garanzia per concussione, non ce l'ho mai avuto, noi ci rivediamo in tribunale. E imparate a fare i giornalisti. Non si può fare questa domanda? Ma poi vorremmo sapere, lei è il direttore del TG1, è giusto che... Io penso di dire solo una cosa, che in questo paese lei può dire quello che vuole, come posso dire quello che voglio. E quindi credo che siamo, diciamo, nel massimo della libertà possibile. Certo, ma questo io credo. Come mai la Freedom House, al 70esimo posto, ci dice parzialmente io, lei sta qui, guardi qua, lei mi sta facendo tutte le domande che vuole e io le rispondo come voglio. Come mai? Da questo io punto chiedo questa domanda, lei è il direttore del TG1, è una fonte autorevole. Allora io le paese, non lo so cosa, non so come viene, non so se mi fa rispondere. Sì. Io non sto dicendo che la Freedom House non mi interessa. Quello che io dico è che in questo paese io posso dire quello che voglio, sono libero. Come può farlo? Travaglio e Santoro. Giusto. Poi allora la Freedom House venga a verificare questo. Beh, guardi, va bene, però ci dice al 73esimo posto. Non ci dicono perché facciamo una conferenza sulla libertà di stampa e non ci dicono perché siamo al 73esimo posto. Parzialmente liberi. È fantastico. Siamo al 200esimo per merito suo. Ha capito? L'America, pensate. Ha capito? La Russia sovietica. Sì, la Russia sovietica. Sì. Washington. Ah, sì. Fantastico. Washington, sì. Washington DC. Washington DC, dove c'è la Pelosi, c'è l'amica di Fini, dove ci sono i democratici che vogliono molto bene Berlusconi. Sì, proprio così. È un organo indipendente, non fa parte. Ma fai il favore, ma faccia il piacere. Comunque appena chiuderanno questi giornali qui, andremo al 200esimo posto. Ha capito? No, io voglio chiedere. Ha capito? Sei venuto qui a provocare, sappia che se fanno tacere quei giornali lì, andremo al 200esimo posto.